I'm Kader Abdullah, but I'm not Kader Abdullah. Innanzitutto io sono Kader Abdullah, ma non sono Kader Abdullah. My real name is big and different. Il mio vero nome è molto grande, molto lungo e diverso. My real name is Sayyed Hussein Sajjadi Khaimakhami Farahani. Questo era il nome. But I am honored to have to be Kader Abdullah. Ma è un onore per me farmi chiamare Kader Abdullah. Kader was a friend of mine. He was a student arts medicine. Abdullah was another friend of mine. He was architect. Both of them are executed by the regime of the Ayatollahs. I have put their name beside together, and I am so beautiful as Kader Abdullah. Kader era un mio amico, era uno studente di medicina, Abdullah era uno studente di architettura, entrambi, anche lui un amico, entrambi sono stati giustiziati dal regime dello Shah, e quindi ho messo insieme i loro due nomi e sono molto, molto orgoglioso di portare questo nome. And my story is long, but I try to keep it short for you. Io ho una lunga storia, ma cercherò di farla breve qui. After many years, I went to the university and I keep contact with the underground left parties. Dopo molti anni andai all'università e cominciai ad avere contatti con i partiti di sinistra. And my hero at home, my hero was Muhammad and Fatima. A casa i miei eroi erano Maometto e Fatima. Ma in the university my hero became Castro and Che Guevara. Ma quando andai all'università i miei eroi divennero Castro e Che Guevara. The Dutch rivers are very steep. They are not able to sing. I fiumi olandesi sono molto fermi, poco mossi, non sanno cantare. I put my own rivers in it. E così io ci ho messo i miei di fiumi. And they sing. E loro cantano. And they cry. E piangono. And they shout against the Ayatollahs. E gridano contro gli Ayatollah. And everybody say, hey, a new language. E tutti hanno detto, oi, una nuova a lingua. New possibilities in the Dutch language. Nuove possibilità nella lingua olandese. This is exactly the duty of an immigrant to come first, to change itself, and then to change the society. Questo è. Questo è il dovere di un immigrato per me, innanzitutto cambiare se stessi e poi cambiare la società. It is the duty of all of the immigrants in Italy to come here to put the beauty, to take the beauty of Italy over and after that to put more beauty in the Italian society. Questo è il dovere di tutti gli immigrati che vengono qui in Italia, di conoscere la bellezza dell'Italia, di assorbirla e poi di aggiungere altra bellezza alla società italiana. I thought always that the Quran was the book of my father. Io ho sempre pensato che il Corano fosse il libro di mio padre. And as a leftist member of an underground party, I thought the Quran was opium for people. In quanto membro di un partito clandestino di sinistra, io pensavo che il Corano fosse l'oppio dei popoli. And now everybody in whole Europe and in the Netherlands was busy with the Quran, and except me. E a un certo punto tutti in Europa, nei Paesi Bassi, si stavano occupando del Corano, parlavano del Corano a parte me. And I said, now I have to read it, because every time the people ask question and I know nothing about it, you know? E allora ho pensato, lo devo leggere perché tutti mi fanno queste domande e io non ne so assolutamente nulla. And when I started reading it, I couldn't understand it. E quando ho cominciato a leggerlo, non lo capivo. It was a difficult book. Era un libro difficile. And in my mind it was difficult to come close because I thought it is a dangerous book. E nella mia mente era anche difficile avvicinarmici perché pensavo fosse un libro pericoloso. It is an ugly book. Brutto.
It is not necessary book. Non necessario. But when I was reading it, and when I finished it, and when I had translated it, I had two meanings. I have two different meanings about it. Ma mentre lo leggevo, quando ho finito di leggerlo e poi l'ho tradotto, ne ho tratto due significati principali. Let me first talk about the bad side of the book. Vediamo prima l'aspetto negativo del libro. The Quran is a dangerous book. Il Corano è un libro pericoloso. If you use it as rules, as rule book. Se si usa come un libro di regole. If you take the Quran in your hand and you will make a new society, you make Afghanistan. Se si prende il Corano in mano e lo si usa per fondare una nuova società, si crea l'Afghanistan. If you take the book in your hand and you will make a new country, you will be Ayatollah to a stone Sekina. Se prendi il Corano in mano e vuoi fare un nuovo paese, diventi l'Ayatollah che vuole lapidare Sekina. We can't use this book as a rule. Non si può usare come un libro di regole. But it is an old book. Ma è un libro antico. An ancient book. A masterpiece. È un capolavoro. As a writer, I read it. I have never read so beautiful book as the Quran. Da scrittore dico che non ho mai letto un libro così bello come il Corano. But why it is so beautiful? Ma perché è così bello? Because Muhammad have done something sneaky, I can say. Perché Maometto ha fatto qualcosa di subdolo in un certo senso. He has caught all of the important, beautiful things of the Bible and he has put it in his book. Ha preso tutte le cose più belle, più importanti della Bibbia e le ha messe nel suo libro. You don't read the Bible, read the Quran, it's the same. Non leggete la Bibbia. Leggete il Corano, che tanto è lo stesso.